Alors, nous allons commencer par le soleil. Cominceremo con il sole. Il est très important d'exposer toute l'année au moins une demi-heure par jour. È molto importante esporre il corpo tutto l'anno, almeno mezz'ora al giorno. Le plus possible de la peau directement au soleil doux. Esporre direttamente la pelle del corpo al sole, ad un sole però dolce, non ad un sole forte. En Italie, vous avez plus de chance qu'en France. Noi in Italia abbiamo più possibilità che in Francia. Mais la tendance aujourd'hui est d'être habillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Però la tendenza oggi è quella di essere vestiti veramente molto. Autrefois, le travail se faisait beaucoup dans les champs, dans la campagne. In altri tempi il lavoro si faceva molto in campagna. Maintenant, nous sommes enfermés dans des bâtiments, dans des maisons, dans des bureaux. Mentre oggi siamo chiusi in degli edifici, in degli uffici, in delle case. Et les cancers de la peau viennent du manque de soleil. E il cancro della pelle viene proprio per la mancanza di sole. Ça peut paraître très surprenant, mais c'est vraiment le manque de lumière solaire qui multiplie les cancers de la peau. Questo ci sembra sorprendente, ma è proprio la mancanza di sole che noi abbiamo che ci procura questi cancri alla pelle. La revue Ça m'intéresse, février 2008, a fait un dossier sur le soleil. La rivista Mi Interessa ha fatto proprio un dossier su questo argomento nel 2008. Ils expliquent qu'on soigne des cancers de la peau avec le soleil du matin et le soleil du soir. E spiegano proprio come si possa curare il cancro alla pelle con il sole del mattino e il sole della sera. Ils disent que le soleil du matin et du soir répare le collagène. E dicono che il sole del mattino e della sera ripara il collagene. Le soleil du midi détruit le collagène. Mentre il sole di mezzogiorno distrugge il collagene. Mais le soir et le matin, on répare le collagène. La peau rajeunit. Il sole del mattino e della sera ripara il collagene, quindi la pelle ringiovanisce. Il existe un livre très très bien sur le soleil qui s'appelle Du bon usage du soleil du docteur Downing, Downing. E c'è un bellissimo libro scritto dal dottor Downing. Est-ce que tu peux le Oui, je lire? vais l'écrire. Che appunto si intitola Il buon uso del sole. Du bon usage. Docteur Downing. C'est aux éditions Jouvence. Sono le edizioni Jouvence. Sinon, moi j'ai écrit Le soleil, aliment indispensable. E se no lei ha scritto un libro che si intitola Il sole, alimentazione indispensabile. Voilà. Aux éditions Déméter. Voilà qui vaut 10 euros. Et quand je dis aliments, c'est parce que nous mangeons des ultraviolets tous les jours. Quando io parlo di alimentazione è perché noi mangiamo raggi ultravioletti tutti i giorni. Quand nous mangeons un fruit, un légume ou même un animal, c'est toujours la transformation de la lumière solaire faite par la photosynthèse. Quando mangiamo tutti i giorni della verdura, della frutta, della carne, è proprio una sorta di riassunto della fotosintesi. Tout ce qui existe sur la Terre est formé de quatre gaz. Tutto quello che è formato sulla Terra è fatto da quattro gaz. La lumière que nous recevons des étoiles et donc du soleil, c'est un mélange de gaz. La luce che noi assorbiamo, che prendiamo dalle stelle e dal sole, è un mix, di gas. C'est quelque chose de concret. È qualcosa di concreto. Ces gaz, en tournant et en se mélangeant, sont devenus solides un jour. Questi gas, combinandosi assieme, sono diventati solidi. Ils ont fabriqué la planète Terre Hanno formato il pianeta Terra. et quatre gaz
carbone, idrogène, oxygène, azote. I quattro gas, idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno. Ont formé tout ce qui est organique. Hanno formato tutto ciò che è organico. Les animaux, les plantes, les êtres humains sont faits de carbone, idrogène, oxygène, azote. La natura, gli uomini, gli animali sono formati da idrogeno, carbonio, ossigeno e azoto. E azoto. C'est très important de comprendre. Mes cheveux, carbone, idrogène, oxygène, azote. I capelli, questi quattro elementi. Voilà. La peau, les os, tout est fait de carbone, idrogène, oxygène, azote. Tutto nel nostro corpo, quindi la pelle, le ossa, è composto da questi quattro elementi. Donc, le soleil, quand nous prenons le soleil directement sur la peau, nous travaillons sur ces quatre éléments. E quindi quando noi prendiamo direttamente il sole sulla pelle, noi lavoriamo su questi quattro elementi. Voilà, il faut absolument que les ultraviolets traversent le corps complètement, sans vêtements, sans crème. La cosa più importante è che gli ultravioletti attraversino il nostro corpo direttamente, senza l'intermediazione degli abiti e anche delle creme solari. Je pense que c'est bien clair. Quand on porte des lunettes, on ne peut pas recevoir les ultraviolets correctement. Quando portiamo degli occhiali da sole, non possiamo ricevere correttamente i raggi ultravioletti. Les rayons sont déviés par le verre. I raggi sono deviati dalle lenti. Le manque de soleil donne la dégénérescence de la macula. La mancanza di sole porta proprio alla degenerazione della parte maculare. Donc, il est important tous les jours d'avoir au moins 10 minutes en dehors sans lunettes. Quindi è importante almeno 10 minuti al giorno di restare all'aperto senza occhiali. Il vaut mieux garder les lentilles pour faire du sport, pour conduire, mais il faut essayer tous les jours d'être 10 minutes sans lunettes dehors. Quindi va bene portare gli occhiali e quando si guida, quando si fa dello sport, però almeno 10 minuti al giorno riuscire a prenderlo senza una protezione. Quand les UV traversent la rétine, quando i raggi UV ultravioletti attraversano la retina, ils vont toucher derrière la pineale et l'ipofise. Vanno attraverso la retina e vanno a toccare la ghiandola pineale e l'ipofisi. Là, la pineale commence à fabriquer une hormone qui s'appelle le soltriol. Allora, la ghiandola pineale incomincia a fabbricare un ormone che si chiama soltriol. Soltriolo. Soltriol. Un termine tecnico, soltriol. Voilà, c'est le soltriol. Cette hormone régule tout le système hormonal. Questo ormone regola tutto il sistema ormonale. Ça explique pourquoi notre vie moderne va avec beaucoup de dérèglements hormonaux. Ed ecco che questo spiega perché la nostra vita moderna ha un sacco di alterazioni ormonali, ne ha molte. Le matin, quand on se réveille, il est important que le soleil éclaire bien les yeux le plus tôt possible. Quando ci si sveglia il mattino, è molto importante che la luce del sole illumini subito il nostro viso. Et le soir, il est important que nos yeux voient le jour qui descend sans mettre de la lumière électrique trop tôt. Lo stesso vale per la sera, che è importante che comunque il nostro occhio veda il sole che scompare e accendere la luce artificiale più tardi possibile. Je vous explique pourquoi. Et adesso vi spiego perché. Notre système hormonal travaille très très fort la nuit. Perché il nostro sistema ormonale lavora molto la notte. La nuit, la pineale excite tout le système hormonal. La notte la ghiandola pineale accelera tutto il sistema ormonale. Le soir, la pineale fabrique, on l'appelle aussi épiphyse, hein, mais pineale, la pineale fabrique de la mélatonine. E alla notte la ghiandola pineale, che chiamiamo anche epifisi, fabbrica la melatonina. Voilà. Voilà, fabrique de la mélatonine.
cette mélatonine, le soir, nous fait dormir. Et la mélatonine, la sera, ci fa dormire. Et en même temps, pendant que la mélatonine nous fait dormir, la pinéale utilise le sol-triol pour faire travailler toutes les hormones. E quindi mentre la melatonina la notte ci fa dormire, la ghiandola pineale fa funzionare bene tutto il resto del corpo. Voilà, le matin, alors pour faire la mélatonine, il faut que l'œil voit le jour qui descend. Per fabbricare la melatonina occorre che l'occhio veda proprio il sole che scende. Le matin, c'est le contraire. Il mattino invece è il contrario. Quand le soleil se lève et que les UV traversent la rétine. Quando il sole si alza, i raggi UV attraversano la retina. Le soleil arrête la pineale. Il sole proprio ferma il lavoro della pineale. Et la mélatonine disparaît complètement. E la melatonina sparisce completamente. Et à ce moment-là, nous nous sentons très bien. E in quel momento ci sentiamo molto bene. Quand un rayon de soleil arrive dans notre chambre, on dit tout de suite qu'est-ce qu'on se sent bien, on est tout de suite en forme. Quando un raggio di sole attraversa la nostra stanza, subito diciamo come ci sentiamo bene, ci sentiamo in forma. Mais si on doit se réveiller très tôt le matin quand il fait noir ou quand le ciel est gris. Ma se ci dobbiamo svegliare il mattino troppo presto, quando è ancora buio, il cielo è grigio. On se sent pas bien réveillé. Non ci si sente bene svegliati. Parce que la mélatonine marche encore. Perché la melatonina funziona ancora. Il y a des personnes qui ont tout le temps de la mélatonine et qui dorment tout le temps. Ci sono delle persone la cui melatonina lavora di più e quindi si sentono stanche. Et d'autres personnes qui n'arrivent jamais à avoir de la mélatonine et qui ne dorment pas. E ci sono delle persone che invece non arrivano neanche ad avere la melatonina e quindi non si addormentano, non dormono. Le soleil est très important pour maintenir le cerveau en bon état de fonctionnement. Il sole è anche molto importante per mantenere il cervello in un buono stato di funzionamento. Donc il ne faut pas perdre les traditions les plus anciennes de sortir beaucoup et puis se déshabiller le plus possible. Bon, faut pas faire un scandale, hein. Sì, quindi non bisogna perdere queste abitudini antiche di uscire all'aperto non troppo vestiti. Ovviamente non bisogna fare dello scandalo. Il y a 40 ans, on promenait tous les bébés au moins 2 heures tous les jours, même quand il pleuvait. 40 anni fa, veramente si portavano fuori tutti i bambini almeno 2 ore al giorno a fare una passeggiata. Même des bébés d'une semaine. Anche dei bambini di una settimana. Et ils avaient les jambes à l'air. E avevano le gambe scoperte. Aujourd'hui, on les promène beaucoup moins. E oggi le si porta a passeggiare molto meno. On les dépose chez la grand-mère ou à la crèche pour aller travailler. E li si portano dai nonni oppure all'asilo perché bisogna andare a lavorare. Et les petits-enfants très jeunes vont à l'école, ils sont enfermés. E i bambini ovviamente vanno a scuola, però sono dei luoghi sempre chiusi. Des enfants normalement doivent vivre dehors. Perché i bambini normalmente devono vivere all'esterno. C'est très très important d'en être conscient. Mais molto importante esserne coscienti. En plus, on leur met trop de pantalons, des jogging. Generalmente li si veste con delle tute, dei pantaloni. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants, des petits de 3 ans qui se cassent un bras, qui se cassent une jambe. E oggi la percentuale di bambini anche di 3 anni che si rompono un braccio, una gamba è in aumento. Parce qu'ils ne reçoivent plus les bras. E per il fatto che non ricevono abbastanza sole nelle braccia e nelle gambe. Ce qui fixe le mieux le calcium, c'est le soleil direct sur la peau. E ciò che fissa è meglio il calcio sulle ossa è la luce diretta del sole sulla pelle. Ce ne sont pas les produits laitiers. Non sono i latticini. Donc, le soleil est vraiment très très important. Il nous faut, c'est un aliment qui nous est indispensable tous les jours. Quindi il sole è veramente molto importante, è un alimento che ci serve veramente tutti i giorni. Beaucoup de gens qui travaillent toute l'année comme nous. Molte persone che lavorano tutto l'anno come noi. Ont pas beaucoup de vacances. Che non hanno molte vacanze. Et profitent de quelques semaines de vacances pour aller se coucher sur la plage.
approfittano di qualche settimana di vacanza proprio per stendersi al sole. C'est de la folie, nous le savons. È proprio della follia, noi lo sappiamo. Mais c'est parce que notre cerveau sait que nous avons, nous manquons terriblement de cet aliment. Ed è per quello che noi appunto approfittiamo al massimo del sole, perché il nostro cervello sa che ha bisogno di questo elemento. C'est un peu comme si nous avions très très soif et que nous voulions boire un grand seau d'eau. È come se avessimo molta sete e volessimo bere un secchio enorme di acqua. Et à ce moment-là, on pourrait se noyer. À quel punto-là, ci si può anche affogare. Oui. Donc, il faut comprendre que cette envie très forte de soleil. E bisogna comprendere che questa voglia così forte di sole doit être satisfaite toute l'année. Bisogna che sia soddisfatta tutto l'anno, non concentrata in pochi giorni. Alors, il faut essayer au moins 3 heures ou 4 heures par semaine. Quindi bisogna farlo almeno 3 o 4 ore alla settimana. En hiver en particulier. In inverno in particolar modo. D'aller dehors sans manches et en short dans la nature, dans les bois. Uscire con le maniche corte, con degli short e andare in mezzo alla natura. Voilà. De façon à recevoir le plus possible de soleil. In modo proprio di ricevere il più possibile il sole. Pas de lunettes de soleil, mais une casquette. Non mettiamoci degli occhiali da sole, ma un berrettino. Ou un chapeau. O anche appunto un beau chapeau italien. Un bel cappello italiano.